pronti per la nostra giornata stress. Buongiorno amici, prendiamo un po' di latte e iniziamo bene la giornata con una buona colazione e poi si parte con il nostro Apple Watch a posto per fare questa giornata stress. Subito dopo colazione, ragazzi, andiamo subito a correre e lo mettiamo alla prova. A dopo. Sono le 8:25, è quasi mezz'ora che il nostro Apple Watch è acceso e andiamo a vedere la batteria, è ancora al 100%. Ok amici, ora siamo pronti per andare a allenarci con il nostro Apple Watch, lo metteremo sotto d'occhio. Questa mattina userò Apple Fitness Plus per allenarmi. Vediamo come va e come funziona. Questa mattina, ragazzi, come avete capito, mi alleno a casa con il nostro Apple Watch. Andiamo a fare un po' di tapirulan e un po' di esercizi, come già detto, con l'app Apple Fitness Plus. Vediamo cosa tiriamo fuori, soprattutto vediamo il nostro smartwatch, sta sempre al 100%, vediamo dopo l'allenamento a quanto arriverà la batteria, ci aggiorniamo dopo. Appena finito l'allenamento, o quasi tre quarti d'ora, ora continuiamo con gli esercizi muscolari, tanta roba questo Apple Fitness Plus. Ora iniziamo col secondo allenamento, sempre con Apple Fitness Plus, e intanto il nostro Apple Watch sta al 97% di batteria. Allora ragazzi, una cosa importante, questo tasto arancione che abbiamo da questa parte ce l'ha solo l'Apple Watch Ultra e se lo spingete vi dà subito l'allenamento, ma lo potete personalizzare come più vi pare con qualsiasi tasto. Io adesso ho messo allenamento perché mi interessa di più, vado su rafforzamento muscolare e faccio partire direttamente l'allenamento. Ora finisco 5 minuti qui e poi bella docetta. Comunque diciamo che tanta roba, considerando che ho finito due sessioni di Apple Fitness Plus e il nostro Apple Watch Ultra sta ben al 96% ancora, considerando che già sono le 10 di mattina e sono due ore che lo utilizzo. Considerando amici che tra l'altro sto utilizzando, come vedete, le AirPods Pro, quelle di seconda generazione, se già avete visto l'unboxing, attaccate da quasi due ore all'orecchio, quindi anche questo comunque è un consumo. Mi lascia ben presagire questo Apple Watch Ultra, tanta roba. Ora ragazzi, docetta e poi devo andare a fare delle foto. Naturalmente amici, il nostro Apple Watch non lo togliamo nemmeno sotto la doccia, perché lui è resistente all'acqua. Come vedremo più avanti, ha anche l'altro per l'umidità, questo Apple Watch Ultra, che è tanta roba, ma quello lo andremo a vedere infatti a dopo. Vi aggiorno un po' sulla situazione, sono le 11 quasi e mezza di mattina e come vedete dallo screenshot che ho fatto dal nostro Apple Watch siamo al 91% di batteria. Ora, come detto, vado a fare un po' un shooting fotografico, poi nel primo pomeriggio vado ad immergere il nostro Apple Watch con l'app profondità, come detto, e vediamo insomma come si comporta. Comunque ripeto, già da stamattina lo sto stressando molto, come avete visto con gli allenamenti con Apple Fitness Plus. Ragazzi, eccoci qua, è quasi l'una, abbiamo fatto il nostro shooting fotografico con la nostra Canon EOS R5 e adesso andiamo a mangiare e vi aggiorno con lo screenshot, come al solito, di
della batteria del nostro Apple Watch, che diciamo parte un paio di messaggi, non l'ho sfruttato tantissimo mentre fotografavo, però vediamo quanto è calata. Molto molto preciso, il nostro Apple Watch ha messo la goccetta in modo che non entra l'acqua e ha segnalato la profondità. Soddisfatto, appena si entra nell'acqua lui ci segnala la profondità con tutti i parametri. Ricordiamoci inoltre che deve uscire l'app fatta apposta per lui, che mi sembra si chiama Ocean Plus. Nel frattempo ci godiamo questa app, la profondità che sta proprio nel sistema, che devo dire funziona molto bene. Sono tornato dallo shooting fotografico, sono qua in studio, e ho pranzato, ho fatto un bagno al mare e ho provato, come avete visto, la profondità del nostro Apple Watch, che direi che è tanta tanta roba. E ora niente, sono in studio per sviluppare un po' di foto di quelle dello shooting di stamattina. Vi posso dire che il nostro Apple Watch sta ancora all'83%. La prova che siamo all'83%. E comunque, non so voi, ma io più lo guardo e più mi piace questo Apple Watch. Veramente bello, 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 bello. Ragazzi, sono le 5 e il nostro Apple Watch è appena al 78%, quindi direi che sta andando strabene, considerando gli allenamenti, considerando insomma tutto quello che ci ho fatto con parecchie volte le cuffie attaccato. Ora magari lo testerò anche un po' senza la rete wifi attaccata all'iPhone, quindi mandandolo in LTE, anche se lì vorrei fare un video dedicato. E comunque alle 5 78%, tanta roba. Il video credo che durerà ancora per molto, perché da quello che vedo non penso proprio che questa notte il nostro Apple Watch si scaricherà. Tra l'altro, come avete visto, vi ripeto, l'abbiamo mandato anche sott'acqua, quindi abbiamo fatto parecchie attività. Va bene, ci aggiorniamo più tardi, amici. Guardate le attività che gli ho fatto fare, da qui capite quanto l'ho stressato. Sono le 6:30 e il nostro Apple Watch sta al 76%. Probabilmente con il mio vecchio Apple Watch a quest'ora stavo già in riserva, considerando le attività che ho fatto oggi. L'ho usato anche in LTE, non tantissimo, non vi nego, ci ho fatto un paio di chiamate, quindi direi che la prova procede molto molto bene. Ragazzi, mi correggo, siamo al 75% e non al 78%, ma prendo l'occasione per farvi vedere anche questo. Che tramonto, ragazzi. Ragazzi, sono quasi le 8 e siamo rimasti fermi al 73%. Quindi direi che ci siamo alla grande. Ora andiamo a fare un aperitivo a cena. Vediamo insomma durante la serata e stasera con quanta batteria andremo a letto. Siamo in questo agriturismo, sono le 10 e il nostro Apple Watch è al 69%. Vediamo poi stasera quando torniamo a casa a che punto sta la batteria prima di andare a letto. Naturalmente questa sera lo testeremo, dato che la batteria ci avanza alla grande, lo testeremo con la modalità sonno. Ecco amici, siamo ritornati a casa, sono le 3:30, sono un po' esausto stasera, abbiamo fatto tartino, serata tra amici, come avete visto abbiamo usato anche le mappe con il nostro Apple Watch. Ora sinceramente non vedo l'ora di andare a letto a riposare. L'Apple Watch è arrivato a fine giornata con il 58% di batteria più o meno, vi lascio lo screenshot qua. Niente ragazzi, ci vediamo domani mattina, ma vi dico la verità, non so a che ora. Buonanotte. Buongiorno amici, eccomi appena svegliato,
con il mio Apple Watch. Ho dormito tutta la notte con lui e come avete visto siamo al 50% di batteria preciso dopo tutta la giornata stress di ieri. Quindi oggi iniziamo la seconda giornata e se ce la faccio vorrei stressarlo più o meno come ieri, quindi comunque vorrei fare anche degli allenamenti. Ora, come al solito, facciamo colazione e andiamo per una nuova giornata. Ah, dimenticavo, non vi ho detto l'orario, sono le 10:30 della mattina e da qui iniziamo una nuova giornata. Vedete, siamo scesi al 45% di batteria con il nostro Apple Watch e questa mattina sono stato parecchio al computer, non l'ho usato per fare altro. Oggi pomeriggio farò probabilmente attività fisica e vediamo come si comporta, però direi che scende la batteria molto lentamente. Sono le 4 e il nostro Apple Watch ha raggiunto il 40%. Vi posto qua sempre lo screenshot. Ora andiamo a fare un po' di allenamento con Apple Fitness Plus e quindi lo mettiamo ulteriormente alla prova. Vediamo dopo gli allenamenti a che punto è arrivata la batteria. Ragazzi, finito l'allenamento, il nostro Apple Watch sta al 36%. Credo a occhio e croce che finirò la giornata considerando che sono le 5 del pomeriggio. Eccoci qua amici, sono le 8, sono uscito durante la giornata dopo gli allenamenti. Come avete visto adesso siamo al 29% di batteria, quindi direi che è andata molto molto bene. Direi anche oltre le mie più rosee aspettative, quindi non andrei tanto oltre perché io comunque la serata la finisco qui a casa e quindi non esco più e con il quasi 30% di batteria alle 8 di sera ci arriviamo tranquillamente fino all'una, alle 2 di notte senza problemi, come abbiamo visto come consuma questo Apple Watch Ultra. Quindi lui è promosso a pieni voti, batteria top, considerando che non ho usato mai il risparmio energetico. Ho fatto un sacco di allenamenti, l'ho usato in LTE, ho usato per chiamare, l'ho tenuto attaccato all'AirPods Pro, quindi tanta tanta roba. Spero ragazzi che il video vi sia stato utile, se così è stato lasciate un bel mi piace che mi fa sempre felice. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi appuntamenti che usciranno sul canale. Inoltre seguitemi su tutti i social, ma Instagram su tutti, dove è il social che vi spoilerà di più le news sulla fotografia e sulla tecnologia. Io ragazzi, con questo Apple Watch Ultra, che consiglio veramente a tutti, anche se è fatto di Apple per i professionisti, ma secondo me anche a livello, diciamo, proprio come si indossa, sembra un orologio diverso dall'Apple Watch. L'Apple Watch rispetto all'Apple Watch Ultra sembra quasi un giocattolo. Vi ricordo, come detto, che non ho usato il risparmio energetico, quindi considerate che con il risparmio energetico attivo sicuramente potete fare almeno il doppio di quello che ho fatto in questa prova. Ah ragazzi, quasi dimenticavo, ora vi metto anche i dati del sonno, perché lui comunque mi ha monitorato anche il sonno tutta la notte, quindi ha comunque lavorato anche per quello. E considerate che in una notte lui perde il 5-7%, non di più. Considerato però che lui appunto vi monitora il sonno. Vi lascio un po' i dati per vedere quello che fa. Quindi, ancora una volta, brava Apple. Io, per quello che riguarda la giornata stress, le giornate stress, in questo caso la batteria, ve lo consiglio. Adesso ragazzi vi saluto e noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Ciao!